Si contano solo feriti in maniera leggera tra i viaggiatori coinvolti nell'incidente della metro di Seul. La collisione si è verificata tra due convogli nella zona est della capitale, poco dopo una curva. La vettura in arrivo non è riuscita ad evitare la collisione con quella ferma poco lontano. I soccorsi assicurano che non ci sono vittime e le ferite riportate non sono gravi, ma per i passeggeri lo spavento è stato grande. Un migliaio di persone ha lasciato i convogli, oltre 150 viaggiatori sono stati soccorsi. All'improvviso ho sentito un rumore fortissimo e ho sbattuto la testa contro altre tre persone. Io ero nella carrozza 6 e ho visto i passeggeri della carrozza 5 accalcarsi e scappare. Ho sentito un urto, ma il treno non si è fermato subito, è stato forte e mi sono chiesta se il conducente stesse cercando di fermare il convoglio. Le persone piangevano, telefonavano, è stato il caos. Si tratta del secondo incidente in poche settimane. L'opinione pubblica è ancora scossa per il naufragio del traghetto che trasportava studenti in gita. Si contano circa 300 vittime.